Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo vlog, tutto bene? Allora, io appena ho portato i ragazzi a scuola, sono tornata, mi devo fare ancora il letto, sono in netto ritardo, mi sono già messa la tuta per la palestra e nulla, devo giusto sistemare il resto, è tutto fatto, camera delle ragazze, però devo, mi devo solo preparare, vado di là, se no si vedono gli addobbi. Macello, perché veramente problematico, perché non riesco a camminare per casa a chiacchierare con voi perché appunto c'è gli addobbi. Adesso ve li farò vedere con calma in questi giorni. Niente, io adesso faccio il letto e mi preparo la borsa per la palestra e poi vi faccio vedere la degusta box che mi è arrivata, che tra l'altro sono un po' in ritardo nel video perché tra una cosa e un'altra non sono riuscita a farlo prima, scusate, avevo la mano davanti, non sono riuscita a farlo prima e quindi sono un po' in ritardo, quindi adesso faccio il letto e vi faccio vedere che cosa esce nella degusta. Che è tutto buio perché ho già spento tutto, sto andando in palestra e mi prendo la giacca leggera da mettere sopra perché è freschetto la mattina, ormai ragazzi anche qui le temperature sono scese, quindi è freschino, freschetto. E niente, ho fatto già tutto a casa, ho passato la lavapavimenti, ho fatto i letti, ho spolverato, ho accompagnato i bambini e niente, adesso mi preparo appunto per andare in palestra. Devo solo mettere la bottiglia dell'acqua e mettere insomma andare. E oggi appena torno, perché stamattina di corsa appunto, vi mostro la degusta box di novembre che mi è arrivata già da 3-4 giorni, ma non sono riuscita a farlo prima il video perché veramente impossibile il fine settimana con i bambini a casa, mio marito e tutto, è veramente complicato dedicarmi a video fatti sistemati con calma, quindi ci vediamo tra poco. Eccomi qua, pronti per andare a saltellare in palestra. Questa settimana devo andarmi a fare il colore perché sono piena di capelli bianchi, sono degli arancioni, non si capisce più niente. E niente, quindi questa è, per me oggi è lunedì, quindi riparte la settimana alla grande. Qui sono tornata dalla palestra, ho fatto una bella doccina e ora sono qui seduto, ho fatto merenda, lo spintino di oggi prevedeva una mela e uno yogurt, quindi ho fatto merenda. Comunque sono andata in palestra, mi sono caricata, anche se oggi sono un po' sottotono, sono un po' stanca, è lunedì e si sente. Comunque questa degusta box ce l'ho qui da 3-4 giorni, ma tra una cosa e un'altra ve l'ho detto, a parte che mi è arrivata in ritardo, quindi già per quanto riguarda le tempistiche, non per colpa mia, non sono riuscita a pubblicarlo entro la data che voleva la degusta box perché è arrivata proprio tardi, quindi sono arrivata ad oggi che finalmente ve la posso mostrare. Allora, sapete, vi metto sempre sotto l'info box tutto, andate a vedere perché veramente non voglio essere ripetitiva, ma veramente è molto carina. Non ho ancora sbirciato, quindi andiamo ad aprire insieme. Ovviamente, come sempre, ci sono i codici sconti per il Black Friday. Se magari fate lo screenshot, siete interessati a acquistarla, con questo qui avete il 39% di sconto. Quindi già è una box che costa comunque poco. Poi con lo sconto è veramente da provare, ve lo straconsiglio. Altrimenti c'è... chi si registra c'è degusta 15 il codice, anche qui appunto per avere i vari sconti. Ovviamente dietro c'è tutto lo spoiler che io non andrò a vedere, ma lo guarderò insieme a voi. Allora, prima cosa che vedo del Zook, e abbiamo questi crisp cotti al forno. Proprio adesso mi escono queste cose che io amo, ora che non posso mangiarle. E vabbè, li mangeranno i bambini. Comunque questi qui sono i Tuck Crisp, e le sfogliatine cotte al forno. Poi,
No, vabbè. Come devo fare? I Lindor. Ma questi sono miei, però questi qua li nascondo. Oh, proprio adesso sono usciti Lindor. Le praline, questi qua sono i miei cioccolatini in assoluto preferiti. Buono, buono, buono. Quindi ci sono anche i Lindor, che questi qua però nasconderò, me li mangerò domenica che ho la giornata libera. Ogni tanto un po' di cioccolato è meritato. Sempre della Lindt, questo mese devo dire che è molto invitante, ovviamente quando io non posso mangiare, ve l'ho detto, c'è un'altra tavoletta di cioccolata, questa qui al 70% fondente, fondente moderata al 70%. Ottimo. Ma come devo fare? Le devo nascondere anche per i bambini, perché se le vedono, che cos'è questo? Zuppa di legumi, wow, buona, sfiziosa. È uscita anche della Pedon, una zuppa pronta da mettere sia in microonde oppure. Oh, scusate, avevo messo su le lenticchie, è uscito fuori dalla pentola. Vabbè, ho spento tutto. Comunque, queste qui sono sempre comode in inverno oppure quando si ha fretta, comunque un pasto veloce e caldo. Le zuppe, e queste qui non di questo brand, però ne ho già provate alcune. Sono sfiziose. Poi proseguiamo con queste bustine della drogheria. Sono delle spezie col pack 100% riciclabile e abbiamo il misto di spezie macinate, ovvero un mix arricchito di salse, verdure e zuppe. Ah, ok. Cannella, noce moscata, buono. E poi ce n'è un'altra, condimento piccante per fare la pasta. Carine, sfiziose, vengono 99 centesimi a confezione. Quindi anche queste qui da provare, vi farò sapere. Poi c'è tutte cose particolari questo mese, devo dire, della Fiordelisi. Carciofi marinati, pronti da gustare. Carini. Questi praticamente vanno direttamente impiattati e mangiati. Ecco, carini. Vi faccio sapere anche di questi. Questi qua vengono. Non li vedo. Ah, eccoli qua, 2,60 euro. Poi abbiamo della Roberto, immancabile Roberto. Ogni mese ci coccola con i suoi panetti sfiziosi, diciamo. Abbiamo il pane a fette bianco. Ottimo, infatti tra l'altro mi serviva pure, quindi tempistica perfetta. Poi abbiamo qui, che cos'è? Dal formato è una salsa, sì, salsa pronta di pomodoro, piccadilli. Wow, Agromonte di Sicilia. Una bella salsina, questa qui è mezzo litro, sarà? Sì, 330 grammi. E quindi questa qua che viene 1,98 euro al pubblico. Una salsa pronta, sempre comode. Ultime due cosine. Io non ho mai visto un pacco così sfizioso che sembrano all'impatto, sembrano spaghetti. Il pacco degli spaghetti, invece, ci sono le tagliatelle a nido. Guardate che carine, però sono 250 grammi. Carine, invece del solito pacchettone. Carino, questo bacchio qui, sinceramente, non l'ho mai sentito del verde. Vengono 1,29 euro. A confezione. Ultima cosina, abbiamo la birra, questa è tedesca? Sì, una birra tedesca, Lagerbier della Original Health. Ah, questa qua deve essere buona, eh? Questa qui viene 1,59 euro ed è, vabbè, una birra semplice, penso una bionda classica. E niente ragazze, questa qui era la degusta box del mese di novembre. Molto carina, molto varia, vasta, diciamo ci sono veramente dal dessert al contorno ai primi, c'è cioè di tutto e quindi molto molto sfiziosa, ve la straconsiglio almeno di provarla una volta perché io non ci guadagno nulla, ve lo dico veramente perché è carina e quindi questo è quanto, vi lascio tutto sotto l'info box, io adesso ragazze metto via tutto e dopo devo piegare l'asciugatrice, i panni dell'asciugatrice, però adesso devo andare a comprare un pezzetto di pane e poi basta, ci tranquillizziamo. Per quanto riguarda gli addobbi natalizi e tutto, diciamo che qui in casa dentro abbiamo quasi fatto tutto tranne la cameretta di Alessia Noemi perché vogliono l'alberello di 1,50 m, un po' più grande lo volevano fare, innevato. Quindi sono in cerca di un bel alberello.
uno semplice. Quindi oggi, se riusciremo, dipende dai compiti e tutto, andremo a vedere per questo alberello. E niente, ragazzi, io ora faccio ordine e ci aggiorniamo dopo. Ragazze, sono passati un paio di giorni dall'ultimo pezzetto di video che avete visto. Comunque sono andata a fare un po' di shopping anche per Natale e sono andata anche alla Lidl a fare un pochino di spesa. Adesso vi mostro più o meno che cosa ho preso, perché c'è sia la spesa che anche cose per fare il calendario dell'Avvento a Cristo. Quest'anno lo farò solo a lui di Natale, quei giochettini, perché quei giochini, perché le Alessandra mi sono grandi. Comunque, alla Lidl c'erano questo, mi sembra venivano 1 euro. Sì, 1 euro. Tutte queste buste per fare le letterine di Natale, per mettere sui pacchettini, carine, le ho prese. Poi, sempre per il Natale, ho preso queste buste, sono dei sacchetti per fare appunto i regali, di cartone, molto carine, mi venivano 2,50 euro, mi sembra 4 pezzi, prezzo ottimo. Poi, mi devo sbrigare con i surgelati, ho preso 6 fagiolini, faccio vedere subito così poi li metto via. Bene, quindi, vabbè, andiamo avanti. Per quanto riguarda biscottini di Natale, ho visto questi qui, non li avevo mai fatti, cioè penso che già c'erano anche gli altri anni, ma non li avevo mai notati, quindi questi qua da decorare. Così facciamo i biscottini. Da mettere nello zainetto questi cioccolatini che Cristian li ama, quindi li prendo sempre quando li trovo. Dischetti di ovatta, questo del Kick dopo. Pomodori Piccadilly, vado veloce perché c'è tantissime cose. Ho preso 2 buste di insalata, sia la valeriana che il lattughino, sempre comode. Dei rustici, visto che è tardi, ho detto mettiamo qualcosina al centro tavola. Ho preso i bretzel, ovviamente. Ho preso per San Nicolao il 6 dicembre, sempre per fare i calendari, però l'ho preso anche alle ragazze, che i cioccolatini sono sempre graditi, guardate che carini. Mi sembra venivano 2,50 euro al pezzo. Nuggets, per quando non ho tempo di cucinare. E poi le pomme duchesse, queste qui sono ottime nel forno. Poi ho preso il detersivo per la lavastoviglie, perché l'ho quasi terminato il mio, quindi mi serviva. Come novità, mi sembra sì, perché non l'ho mai viste, della linea della Sienna, ho preso sia il contorno occhi, mi sembra siano antirughe, e anche crema a giorno, perché da notte ne ho tantissime, quindi mi serviva. Un avocado, che non è ancora maturo, quindi lo metto vicino alle mele. E poi, quello che prendo sempre anche alla Lidl, lo struccante, il bifasico, e l'olio per i capelli, che avevo quasi terminato, quindi l'ho preso di scorta. Queste sono le cose che ho preso alla Lidl. Poi sono andata al Kick, metto qui, da Kick, vabbè, questi qua, le creme quasi sopra i fornelli, vabbè. Da Kick ho preso un cavetto, questi qui in corda, non mi veniva il nome, con la corda che durano molto di più. Questo qui mi sembra che veniva 1 metro però al filo, 2,50 euro, quindi buono. Ho preso la cassettina natalizia, c'era solo di questo colore, per mettere la bucalettere, per inserire le buste, le letterine di Babbo Natale, e facciamo così. Carina, Cristian, finché ci crede, è bello che ci creda. Batterie, perché ho comprato un sacco di lucine a batterie, quindi servono sempre. Per mio marito ho preso delle canottiere nere di cotone, perché non le abbiamo mai provate queste qua di questo brand, e quindi ho detto proviamole, se gli piacciono poi gliele vado a prendere sia bianche che anche nere, non le ho mai avute nere, anche per cambiare, sono carine. Quindi 2 pezzi, mi sembra venivano 6,99 euro. Poi sempre da fare da mettere nei calendari, braccialetti, quelli lì che piegandoli si illuminano, li devo mettere da parte. E poi tovaglioli natalizi, carini, niente di che. Questo da Kick. Poi mi sono fermata al Panorama. Ah no, da Kick ho preso anche la carta regalo. Eccola qua. 2 confezioni di carta regalo, carine. Quella da... No, questa qui da Pepco. Da Pepco pure anche questa qui l'ho presa lì. Però Pepco arriva dopo. Mi sono fermata al Panorama e ho preso i calendari dell'avvento per le ragazze. Questo qui per Alessia. Tu volevi questo, giusto? Quello con dentro tutti... Sì.
invece Noemi voleva, io gliel'ho fatti vedere prima, ho fatto tutte le foto, gli screen e hanno scelto questo qua. Noemi Ferrero Rocher, Ferrero Collection, invece Crista con la casetta della Kinder. Poi ho preso dei biscottini, in offerta c'era la pasta, ma lì ho preso 3 o 4 pacchi, vediamo, 4 pacchi, 3 pacchi, non so più contare. E anche questo per Alessia, il frappuccino della Starbucks. Ho detto glielo prendo, tieni, oggi a casa perché è raffreddata. E quindi è rimasta a casa. E poi da mettere dentro i contenitori di Natale ho preso queste praline, sia al pistacchio che alla nocciola. Due schifezze ne abbiamo, direi. Poi, sempre al Panorama, no, da Happy Casa, scusate, ho preso questa catena di palline da mettere gli addobbi che ho messo sulla scala, perché non è completa, quindi è molto comoda, anziché le palline da attaccare che poi, essendo in discesa, se ne cadono. Questa qua è molto più comoda, quindi vedremo cosa riuscirò a fare. Ho preso delle lucine a batteria, perché nel corridoio ho addobbato, ma non tantissimo, quindi voglio mettere qualche lucina. E queste qui, sempre a batteria, da mettere qui in sala, che appunto devo ancora completare. Poi l'altra cosa che mi serviva era la custodia per l'albero di Natale, perché ogni anno usiamo i bustoni perché il cartone si è rotto, quindi ho preso questo qua finalmente. Poi i pirottini natalizi, potevo non prenderli? Ovviamente no. Poi in vari negozi, anche al Kik, hanno dato dei buoni da spendere, sempre ottimi. Adesso con i giochi uno compra un sacco di cosine, quindi servono. Poi, qui è, ecco, pezzo forte da pezzo. Ah no, il pezzo forte da Lidl. Perché da Lidl, mi sono dimenticato, ho preso un albero di Natale da 1,50 m per la cameretta delle ragazze. Lo volevano innevato, ma non l'ho trovato. C'erano, ma 70 euro, piccolo alberello per la cameretta, anche no. Questo qui l'ho pagato 19,90, lo andremo noi ad addobbare, giustamente, e ad innevare. Uscirà bellissima. Ecco, sempre per le ragazze ho preso delle palline, perché lo vogliono fare rosso, quindi ho preso questa confezione che è venuta 12 palline, 2,50 euro, cioè costano meno da Pepco che non dai cinesi. Dai cinesi ci volevano tipo 7-8 euro solo questo pacco, e infatti ne ho presi due. Poi se servono, comunque ne ho anche io delle palline rosse, poi possono anche mettere altre cose. Gli ho preso anche la stella, bella, eh? Questa qui veniva 1,50 euro, 80 centesimi, pochissimo. Gli ho preso anche le ghirlandine per farlo più pieno, per riempirlo, e venivano 1,30 euro l'uno. Belle, eh? Poi, sempre per il calendario dell'avvento di Christian, che glielo faccio io appunto, gli ho preso questo qui, sono dei giochini, passatempo da fare durante l'attesa del Natale, sono tutti stickers dove si deve riempire quest'orso, queste stupidaggini. E per completare il mio salotto, perché ho cambiato anche i cuscini del divano, e avevo provato prima con un paio di questi e mi sono piaciuti, e ne ho presi degli altri molto belli, questo con le stelle e questo qua con gli alberelli, che adesso andrò a lavare. Bello, sono veramente belli. Per Christian, visto che lui non mette mai le pantofole, mi sono piaciuti, venivano 2 euro, gli antiscivoli di Natale. Speriamo che se li mette, perché lui poi sta sempre scalzo, ma le pantofole... No, questi qua li voglio mettere nel calendario. Non glielo apro. Glielo metto nel calendario. Per Noemi, perché Alessia con i calzini è particolare, non glieli posso mai prendere. Ho preso i calzini di Natale, questi qua glieli prendo ogni anno. E glielo ho presi anche a Christian, anche lui è molto complicato con i calzini. Ah, sono della Disney, però di Natale, carini, belli. Ho preso di nuovo questi tovagliolini, anche se sono di una carta, intanto non assorbe molto, non pulisce, anzi da qua porta di là, però carini. E sempre per il calendario ho preso i pennarelli cancellabili, non l'ho mai visti. Visto che carini, pennarelli cancellabili, bello, sempre per il calendario. Poi ho preso un'infinità di batterie,
che appunto serviranno appunto per tutte queste lucine. E niente, questo era tutto ciò. Manca roba, no? Tutto. Questo è tutto ciò che ho comprato oggi. Mancano delle lucine per le camerette delle bimbe. L'avevo visti da Kik, però erano luce ferme. Le volevo intermittenza, un po' più di movimento. Quindi vedremo insieme. E niente, ora metto sul pranzo, metto via tutto. E ci aggiorniamo dopo. Ragazze, sono sul divano qui, rilassata, a guardare un film di Natale. Adesso mi faccio una tisana e poi mi devo andare a fare lo shampoo, perché necessito proprio urgentemente di uno shampoo. E niente, poi dopo dovrei andare a comprare quelle lucine che vi ho detto per l'alberello delle ragazze. E nulla. Il prossimo video sarà l'apertura del calendario dell'avvento della Degusta Box. Molto sfizioso, aspettate, perché è veramente molto carino. E dopodiché penso proprio che partiremo direttamente con i Vlogmas, perché siamo già quasi a fine mese, quindi penso proprio che sarà così. E niente ragazze, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia con questo vlog di acquisti prenatalizi. Abbiamo iniziato a comprare qualcosina e nei prossimi video vi farò vedere tutti gli addobbi, anche se sono sempre abbastanza simili. Ho comprato qualcosina, sì, parecchie cosine, ma niente di stravolgente. Ecco, non ho comprato tutte le palline nuove, l'albero è praticamente identico all'anno scorso, perché veramente ogni anno cambiare colore, no, cioè... A parte che ho tutte palline rosse, tutte palline rosa, argento, bianche, oro, nere, tutte, però ecco, non è che ogni anno compro tutto dalla testa ai piedi, ecco. E niente, quindi quest'anno è rimasto molto simile all'anno scorso, ho cambiato qualcosina nella disposizione, alcune oggettistiche che ho comprato, però bene o male è identico. E questo. E niente, noi adesso facciamo una tisanina. Vuole chiacchierare con voi? Vuoi chiacchierare? Sì. Cosa devi dire? 2000 cose? Domani chiudiamo il video. Domani, sì. Vabbè ragazze, vi saluto, vi mando un bacione grande. Ci vediamo presto. Ciao!